Cuori nerazzurri, buonasera, è un buon quarto di finale di Coppa Italia. Un saluto a Roberto Scarpini, collegati con il Meazza per la gara secca tra Inter e Fiorentina, quarto di finale della Coppa Italia 19-20. Inizia in questo momento un match, fischia Doveri, palla morbida dentro, controlla con una certa difficoltà Chiesa, palla fuori, il cross murato, Sanchez perde il pallone, diventa un assist con il tiro, cross che sfiora il palo, Barella che va al cross, il colpo di testa, palla dentro per Lukaku, è troppo lunga, ancora Candreva, recupera Barella, il colpo di tacco, Candreva per Lautaro, atterrato, autogol, e gol, e gol, e gol, e gol, gol dell'Inter 1-0. Rivediamola l'azione, è giocata veloce, bel colpo di tacco, Candreva, Lautaro, qua viene atterrato e l'arbitro poi dà il vantaggio, è al minuto 44, c'è il gol del vantaggio di Candreva. L'arbitro manda le squadre ai box, finisce il primo tempo 1-0 per il gol di Candreva. Palla per Lukaku, anticipato Barella, vince un rimpallo, cerca e trova Lautaro, Lautaro carica a sinistro, esterno rete. Sanchez toccato in maniera irregolare, la palla buona per Lautaro, salta un uomo, attenzione, deve saltare anche il secondo, il suo destro toccato sul piede d'appoggio mentre sta per calciare, parte la traiettoria ben calciata, il colpo di testa di Ranocchia con la palla che sfiora l'incrocio, ci ha preso gusto, cane battuto, palla dentro, ancora Lautaro, il tiro e la palla che sfiora la traversa, palla sul destro, se la prova a portare col sinistro, gioco di gambe, cross al centro, il colpo di testa di Lautaro, la grande parata, D'Albert temporeggia e prova a buttarla dentro cercando Cutrone, attenzione Ashley che c'è un uomo alle tue spalle, Chiesa, palla dentro per Lirola che può andare al tiro, una deviazione in calcio d'angolo ma pericolosa, palla dentro, colpo di testa, gol della Fiorentina, il pareggio di Caceres. Rivediamo, eccolo qua, il movimento è solo e salta sopra Lautaro, D'Albert che scappa via sulla laterale di sinistra, mette in movimento, attenzione pericoloso, Vlahovic è solo, Vlahovic il tiro, la grande parata di Mandanovic, fuori Sanchez e dentro Chris Eriksen, tale Godin allarga sulla laterale, Vecino detta la profondità, palla interna, Lautaro, grande palla per il Vecio che guadagna il fondo, vediamo il cross al centro, la testa di Milenkovic, palla al limite, arriva Barella, e gol, 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 è incredibile, incredibile, un gol spettacolare di Turbo Barella, bellissimo, il tiro in controbalzo su quella palla vagante allontanata dalla testa di Milenkovic, fa infilarsi nell'angolino là, non ci può arrivare Terracciano. Ashley Young, palla lunghissima a cercare il toro, controlla con il petto, adesso deve provare ad andare dentro, salta il primo uomo come il Bilama, proverà a saltare anche il secondo, la palla dentro per Vecino che ci prova ad allungarsi ma serviva la testa di Tiramolla lì, uno contro uno, Moses prova ad andare, fuori ancora per Eriksen con il mancino, tenta il tiro, cerca il palo alla sinistra di Terracciano, palla in corsia per il Vecio, Vecino cerca l'allungo, salta netto l'avversario, entra in area dal fondo, parte il cross, Esposito, la liscia, che peccato, e l'arbitro dice che basta così, l'Inter passa il turno e arriva in semifinale di Coppa Italia battendo la Fiorentina per 2-1.